Buonasera, sono uno degli amministratori della pagina La Storia degli Storici. Abbiamo invitato la professoressa Isabella Gagliardi per parlare della storia della Chiesa e delle eresie medievali. In questa prima, questo primo incontro noi parleremo del concetto di ortodossia ed eterodossia e per poterci addentrare nelle successive domande, con piena cognizione di causa, le chiederei di partire dal concetto di ortodossia e di eterodossia di epoca medievale. Bene, Edoardo, intanto buonasera a lei, grazie per questo momento appunto di condivisione, di dialogo tra noi per quanto a distanza e grazie quindi per l'interesse anche nei confronti di queste domande. Sì, la domanda è complessa, intanto richiede una piccolissima spiegazione preliminare, cioè il concetto di eterodossia e di ortodossia e di eterodossia sono un concetto unico che è speculare, no? Cioè, l'una parte rimanda all'altra. Oggi noi ne parleremo limitatamente alla Chiesa cattolica e romana dall'undicesimo secolo appunto in poi, ma concettualmente si tratterebbe di analizzare tematiche assai più vaste che vanno a intercettare e sollecitare, insomma, cordi che attengono anche ad altri universi, non soltanto religiosi. Quindi noi magari quindi vorrei intanto per cominciare a circoscrivere, delimitare, no, con una certa chiarezza l'argomento, di che cosa parlerò, quindi limitatamente a quale realtà e a quale periodo. Come tutti sa, come, insomma, si sa, la divaricazione tra ortodossia ed eterodossia è una divaricazione che esiste, è importante, è pregnante all'interno soprattutto dei monoteismi. E diventa tanto più pregnante, tanto più significativa laddove vi siano delle strutture istituzionali in qualche modo o gerarchiche o gerarchizzate che avocano a se stesse, che rivendicano e come dire, vengono legittimate in questa loro rivendicazione, vengono quindi seguite nell'autoaccreditarsi come gestori della verità rivelata, cioè dell'ortodossia, ovvero del retto pensiero. Un retto pensiero che è anche una retta pratica e che quindi tende a negare posizioni altre rispetto alle sue, rispetto appunto alle proprie. Cioè, per parlare di ortodossia e di eterodossia è necessario che esista chi decide che cosa, e quindi un ente, no? Che un ente che diventa il gestore in qualche modo della verità, ente che può essere, uso non a caso un termine piuttosto generico, perché può essere un gruppo più o meno istituzionalizzato, vari gruppi, una struttura, un'istituzione vera e propria, e via discorrendo, e questo ente deve essere legittimato a farlo. Come è legittimato? Perché trova consenso, perché si autolegittima, perché diciamo così, intraprende un percorso di legittimazione che lo rende legittimo, lo intraprende con successo e viene riconosciuto in quanto tale, quindi come ente capace di dare la patente, il patentino, diciamo così, di ortodossia e di eterodossia. Quindi si tratta di, come dire, andare a studiare, andare a interessarci di fenomeni che, in senso lato, ci costringono a ripensare come si pongono le istituzioni, i gruppi, le società di fronte alle diversità, no? Quindi il pluralismo, la diversità, come è accolta, come è gestita a
all'interno dei vari gruppi, delle sociali, delle varie società durante le epoche storiche. Quindi questi concetti vanno di volta in volta, ma appunto sto parlando all'interno di un gruppo di giovani studiosi e di studenti di storia, quindi lo sapete benissimo, vanno di volta in volta contestualizzati alla situazione che andiamo appunto di cui andiamo a occuparci, perché niente è assoluto, niente è, come dire, immutabile nel corso del tempo. La cosa di cui parliamo noi oggi è chiaramente relativa a un periodo storico ed è relativa ad una situazione, cioè a quel farsi della Chiesa Cattolica e Romana che negli anni che stanno attorno all'XI-XII secolo vivrà un momento, quel farsi appunto vivrà un momento un lungo momento di forte accelerazione. Un'accelerazione che sarà certamente non priva di incertezze, di momenti in cui, come dire, i giochi non erano fatti, nel senso che non era chiaro come sarebbe finita, no? Anche lo scontro che in quegli anni si andava esplicando tra vari gruppi, ma soprattutto tra diverse idee di chiesa, no? Bene, in quella situazione, appunto, il farsi della Chiesa Cattolica e Romana ebbe varie colonne portanti. Tra queste colonne portanti anche una progressiva definizione di ortodossia ed eterodossia, di ortoprassi e di eteroprassi. La prima definizione importante di ortodossia, importante nel senso di fondante, di ortodossia cristiana, lo sappiamo tutti, è costituita da, cioè, un primo grande gradino, no? Il Concilio di Nicea, poi appunto rivisto a Costantinopoli qualche anno più tardi, quindi ciò che è emerso dal concilio che oggi spesso chiamiamo Niceno-Costantinopolitano. Un primo momento di base in cui vengono sottolineati quelli che sono i fondamenti della fede, i fundamenta fidei. Chi è cristiano non può non convenire su questi punti. Se non conviene su questi punti, che sono quelli del simbolum, quindi la Trinità divina, l'esiste, cioè la duplice natura del Cristo, umana appunto e divina, il fatto che il Cristo è venuto sulla terra per volontà del Padre, quindi è un'incarnazione divina per salvare gli esseri umani, il potere salvifico della morte e resurrezione, il fatto che tornerà in un secondo, per una sua seconda e definitivo ritorno, quando ci sarà appunto il grande momento del giudizio universale, della rifondazione universale, cioè le nuove terre nuove, l'esistenza appunto di una Chiesa, quindi di un gruppo ecclesiale universale che si riconosce questi fondamenti di fede. Ecco, questa è la prima grande definizione. Chi non sta all'interno, chi non riconosce tutti questi punti, chi non valida tutti questi punti nella sua professione di fede, non può dirsi appartenente a. Questa professione nasce, come sappiamo, in un momento in cui ci sono, storico in cui ci sono forti contraddizioni all'interno dell'ecumene cristiana, in cui esistono vari cristianesimi, come dicono gli studiosi, cioè si affrontano tra di loro visioni diverse della divinità, quindi di Dio, ma anche della cristologia. Alla fine il Concilio di Nicea, come noi sappiamo, che viene convocato dall'imperatore Costantino, che riunisce i rappresentanti dei vari gruppi cristiani, gli episcopi, i vescovi, no? Di vari gruppi cristiani a Nicea, appunto viene convocato proprio perché ci si confronti, finalmente si trova una soluzione a quella grande diatriba agitata da un signore che si chiamava Ario, che, come dire, insisteva sulla natura del Cristo. E quindi da allora in poi si gettano i fondamenti della fede,
si susseguono, però non è che finiscono i disaccordi, no? Assolutamente. Sappiamo, un grande personaggio, un personaggio straordinario, adesso ci vado, come dire, di accetta anziché di bisturi, ma cerco di arrivare rapidamente, no, a questo XI secolo. Personaggio importante, un intellettuale di grande livello e complessità come Agostino di Ippona, dedica gran parte della sua attività intellettuale proprio a polemizzare, no, contro coloro che non aderiscono ai fondamenti della fede. Lui stesso, che ha avuto delle esperienze, diciamo così, non ortodosse, no? E quindi come grande anche conoscitore di queste, che poi verranno chiamate devianze, si confronta polemicamente con una grande polemica verbale, ma una polemica che di cui una lotta che però è verbale, appunto. È sostanzialmente un confronto con gruppi dissidenti, potremmo dire, che non prevedono però l'uso della forza, della forza fisica, della violenza, prevedono uno scontro appunto anche forte, anche come dire violento, ma uno scontro verbale. È rimasto, sono rimaste molte delle sue opere a testimoniarne, no, l'impegno. Tra l'altro, proprio in una di queste opere, leggiamo come Agostino stesso ritenesse che alla fine gli eretici, cioè coloro che facevano una scelta non conforme, una scelta diversa, fossero una sorta di male necessario, no? Perché Dio stesso, nella visione che questo intellettuale ci trasmette, Dio stesso, come dire, consente che i suoi siano provati biblicamente come l'oro nel crogiolo, e quindi anche attraverso la sofferenza della tentazione. Per cui è necessario, fortet, leggiamo appunto in latino, è proprio l'espressione della necessità, della cogenza assoluta. È necessario che vi siano questi gruppi che mettono alla prova la retta fede dei cristiani, e quindi fanno sì che le anime dei veri credenti, provate appunto dalla tentazione, poi rifulgano come oro di fronte agli occhi dell'Altissimo. Ma questa posizione di ben presto, no? Si trasforma, ed è determinante, l'ingresso nella gestione del rapporto tra i gruppi ortodossi e quelli eterodossi, l'ingresso con forza delle dinamiche politiche gestite a livello imperiale. Noi sappiamo, per esempio, che durante il periodo in cui un grande imperatore, Giustiniano, appunto, fu al potere, beh, allora, diciamo così, vi furono episodi di, anche ripetuti, di persecuzione nei confronti di gruppi non conformi, sotto di lui, ma sotto numerosi altri imperatori. Noi sappiamo, per esempio, che fu proprio grazie, fra virgolette, a questo clima che i monaci, i seguaci di Nestorio, in particolare i monaci nestoriani, affrontarono viaggi lunghissimi per evadere dai confini degli imperiali bizantini e andare a propagare il credo verso l'Oriente, giungendo in Cina, giungendo fino a nelle attuali terre del Vietnam. Quindi dinamiche tra gruppi che si riconoscono come ortodossi, che quindi non a caso ha invocato un'autorità, no? Un'istituzione, e che quindi trovano sponda all'interno, grazie all'esistenza di un'autorità, di un potere riconosciuto, formalizzato, riconosciuto, si avviano, no? Quindi dissidi, che sem diventa sempre più difficile poi contenere all'interno di dinamiche, come dire, non particolarmente violente.
La crisi dell'undicesimo, quella che Michelangelo racconta in un suo bel libro di sintesi recente, aveva definito anche altri saggi specialistici, ma qui nel libro che sto per dire, insiste molto su questo concetto, è proprio una rivoluzione. E mi riferisco al testo che Michelangelo racconto ha pubblicato sulla lotta per le investiture, edito appunto, lo scorso anno dall'edizione di Carracci di Roma. L'undicesimo secolo è proprio un momento di enorme rivoluzione, perché è anche un momento di grandissima ridefinizione. Come si diceva prima, è il momento in cui si va distillando, va prendendo forma una chiesa sempre più singolare, cioè sempre più scissa dalla parte orientale, dalla parte grecofona, quella che fa capo a Costantinopoli, sempre più, diciamo, modellata su una prospettiva di tipo piramidale, verticistico. Si guarda sempre più a Roma come il capo di tutti i gruppi già abbondantemente istituzionalizzati, di ecclesiastici, appunto di cristiani, e in questo processo di modellazione, di definizione, riveste un ruolo importante anche un allargamento, no? Molto forte di quelli che sono gli ambiti e gli errori di eresia. Ma quello che è importante da sottolineare, a mio modo di vedere, è che in questo processo di delineazione dell'errore riveste un ruolo veramente importante la faglia interna, cioè è sull'interno che si va a colpire. Quindi, per esempio, atteggiamenti come quelli tenuti da alcuni ecclesiastici che sono uxorati, cioè preti che hanno la sposa, no? Cioè, che hanno il regolare contratto notarile, per cui sono accompagnati da una consorte, o atteggiamenti che hanno previsto che l'incarico ecclesiastico, la carica ecclesiastica sia arrivato attraverso un passaggio, no? Diciamo così, una corresponsione di denaro a un altro, la cosiddetta, sto parlando di quello che nei termini dell'epoca si chiama nicolaismo e simonia, diventa assimilabile all'eresia. Dunque, i soggetti ecclesiastici che si comportano, che hanno una prassi di questo tipo, di questo genere, sono soggetti che vanno combattuti. Ed è proprio su questo discrimine che si creano i presupposti perché esista un clero degno, clero che è quello della riforma, è quello della nuova stagione definitiva della Chiesa, un clero appunto, quindi un'applicazione prima interna e poi evidentemente anche esterna. Tanto più che questi sono gli anni in cui circola. Sì, certo. Per rivolgere la prima domanda, visto che abbiamo incominciato a fare riferimento sulla riforma dell'undicesimo secolo, volevo chiederle come la riforma dell'undicesimo secolo avesse definito il concetto. Avesse determinato questo cambiamento tra dei concetti dell'ortodossia e dell'eterodossia e e prendendo spunto anche dalla domanda di uno che segue la pagina, se ci sono dei collegamenti tra la lotta alle investiture e l'eterodossia, o più in generale, come il mondo politico secolare abbia inciso in questa fase. Sì, dunque, si diceva come cambia il concetto di l'idea di eresia? Beh, mi riallaccio a quanto
a quanto dicevo prima, si moltiplicano i campi che vengono considerati di contraddizione rispetto all'ortodossia. Si parla di pratiche, ci si muove su un terreno scivoloso perché si tratta di pratiche che fino a quel momento storico lì non sono state interdette, non sono state considerate pratiche illecite perché eretiche. È lampante il caso del matrimonio. Se noi andiamo a leggere le cronache milanesi di Landolfo, che sono cronache di questo periodo storico, redatte da chi non sta dalla parte dei riformatori, quindi hanno il pregio di restituirci anche l'altro punto di vista, il punto di vista di coloro che hanno perso nella battaglia della storia, quindi non è mai semplice non recuperare. Che cosa pensano i vinti dalla storia? Beh, si vede chiaramente, ancora rimando agli studi di Michelangelo da Cunto su questo tema, e prima di lui gli studi che hanno fatto alcuni studiosi della battaglia milanese, prima soprattutto appunto Cinzia Violante, ma ricordo anche un bel articolo che l'hanno benvenuti su questo tema. E prima di lui gli studi che hanno fatto alcuni studiosi della battaglia milanese, prima soprattutto appunto Cinzia Violante, ma ricordo anche un bel articolo che l'hanno benvenuti proprio su questi temi. Appunto dicevo, si iniziano a definire negativamente in termini pesanti, pesantissimi appunto di eresia, cioè dottrina errata, pratiche che sono state permesse. Sono state permesse perché appunto il matrimonio, certo, non era caldeggiato, però non era nemmeno vietato. L'importante è che, infatti, non è un caso che ancora oggi i preti, i sacerdoti che appartengono all'ecumene cristiana che noi chiamiamo ortodossa, loro si chiamano semplicemente cristiani. Preveda l'esistenza del sacerdote che può sposarsi, memoria di una consuetudine che abbiamo avuto in comune per tanti secoli. Infatti, l'undicesimo è poi il secolo anche del divorzio, no? Tra la parte occidentale e la parte orientale. I concili che seguono non sono più concili ecumenici riconosciuti anche dalla parte orientale. Dicevo, una pratica che certamente non era particolarmente esaltata perché valeva il monito paolino, no? Del diventare eunuchi per guadagnare il regno dei cieli. Quindi, e poi mettiamoci tutta, come dire, l'atteggiamento di negazione come dire, dell'emotività, della sentimentalità e della sessualità che è derivata dall'incontro poi con il platonismo e con il neoplatonismo da parte del pensiero dei cristiani. Quindi, insomma, chiaramente non si trattava di pratiche consigliate, però erano pratiche ammesse. Noi oggi, dico spesso a lezione ai ragazzi, ai ragazzi che vengono alle lezioni, dico spesso che se non fosse stata per la moglie, poi vedova di Venanzio Fortunato, che si occupò in maniera molto decisa e in maniera molto efficace della custodia, della conservazione degli scritti di quello che era stato, oltre che il vescovo, anche il suo marito, forse noi oggi non avremmo tanta letteratura così importante, no? Per il periodo tardo antico. Inizio alto medioevo come quella che abbiamo grazie alla sopravvivenza degli scritti, certo non fu lei l'unica, però ebbe un ruolo importante. Questa è dimostrazione del fatto non che le donne sono utili, ma che c'erano persone anche di spicco, anche considerate come dire, avvolte da una pubblica fama, onorate, onorevole, che avevano. Nell'undicesimo, dalla cosiddetta riforma della Chiesa in poi, cosiddetta, appunto, non è più possibile. Perché? Perché vince il modello monastico. I monaci fino a quel momento avevano fatto voto di castità.
non i preti, non i sacerdoti, che verranno poi obbligati al celibato ecclesiastico, che si badi bene, non è tecnicamente un voto di castità, ma è qualcosa che porta indirettamente alla castità, essendo pronunciato da chi appartiene a un gruppo che nega i rapporti prematrimoniali, comincerà a negare. Quindi di fatto è una ingiunzione, è una, diciamo così, è un effetto, no? Poi, il fatto che il sacerdote debba essere casto, ma tecnicamente non è tenuto al voto di castità perché non è un monaco, è tenuto al celibato, ma perché vince il modello monastico. Quindi questi riformatori si industriano affinché atteggiamenti che certamente, ripeto, non erano, non è che veniva consigliato a preti sposati, però atteggiamenti che erano, rientravano nella norma, cominciano a cambiare di segno. Questi processi sono processi interessanti da studiare perché sono processi che mettono in luce come si creano le verità e come si creano pratiche, cioè prima idealità e valutazioni di ortodossia, poi pratiche di ortoprassi. Quindi si valuta e poi si interviene per lodare o punire, per accettare o per marginalizzare. Quindi tutto questo accade internamente e consente di definire un nuovo stile di vita, uno stile di vita diverso rispetto al passato, molto più monastico, anche per il clero non regolare e parimenti anche dal punto di vista istituzionale. Esporta un modello che era quello della Cluniacense, del monastero madre o padre dei vari monasteri satelliti, lo esporta con forza all'interno del resto delle comunità. Ci sono molti studi su questi temi che hanno chiarito benissimo la dinamica, in particolare penso a fra i molti nomi che potrei citare. Ricordo gli studi di Domenichino Gnaprà, per esempio, su questi, proprio su queste tematiche. Bene, dicevo, proprio mentre accade questo internamente, esternamente si vanno diffondendo e si guardano con sempre maggiore attenzione e preoccupazione idee di, come dire, cristianesimo diverse. In particolare, si è diffusa in questo periodo un'eresia che i cristiani chiamano, identificano con il termine di catarismo, i catari, no? Questi fedeli che si riconoscono una dottrina religiosa altra, molto distante dal cristianesimo, e che non sappiamo neanche tanto bene come si sia originato il catarismo, si parla di legami con il bogomilismo, è molto difficile stabilire da dove nasce. Coloro che lo combattono quel tempo, quindi diciamo così, i fautori dell'ortodossia trovano un corrispettivo nel manicheismo a causa della similarità tra questi due filoni di pensiero non conforme, cioè l'esistenza di questi, in entrambi i filoni di pensiero non conforme, l'esistenza di una dualità di principio. Quindi i catari vengono avvicinati ai manichei. È molto difficile stabilire se siano un lontano eco storico dei manichei o no. Noi sappiamo che chi era chiamato a combattere queste eresie per cercare di comprenderle, di capirle, per poi attaccarle, evidentemente, si nutriva della letteratura antieretticale e quindi
forgiava degli schemi di comprensione di ciò che viveva in quel momento sulla base di documentazione antica. Quindi potrebbe essere una forzatura indotta, no, dall'occhio di chi guarda questa nuova eresia. Fatto sta che lo sviluppo di questa corrente dissenziente, che si badi bene, non è l'unica, ma è particolarmente pericolosa. Perché prevede un'organizzazione istituzionale, territoriale, paragonabile, per quanto lato senso, a quella cattolica. E lì diventa veramente concorrenziale, perché tanto bene i prefetti, i cafari, hanno i loro vescovi, hanno le loro circoscrizioni, cioè le loro amministrazioni territoriali e via discorrendo. Quindi, infatti, noi vediamo come. Poi i polemisti di parte cristiano-cattolica insisteranno molto su queste tematiche, no? Ampliando tanto la qualifica dell'eretico come simia dei, come scimmia di Dio, scimmiottatore, no? Ci diranno questi signori scimmiottano la Chiesa, che invece è santa, è sposa di Cristo, lei sì che è detentrice della verità, la scimmiottano solo in realtà la Chiesa. O la sinagoga di Satana, che prende delle forme che assomigliano, ma in realtà diffonde veleni spirituali che possono uccidere le anime e possono guastare la popolazione dei fedeli, ma anche di sovvertire l'ordine. Questo è un punto di congiunzione, secondo me, molto importante, che ci porta poi al resto della sua domanda. Cioè l'idea che sempre più è forte, ma fin da tempi antichi, fin dal IV-V secolo, forse già da Agostino, sicuramente da Orosio in poi, che l'eresia, l'eretico, il dissenso, sia portatore di disordine e distruzione sociale. Quindi, oltre alla distruzione spirituale, evidentemente, perché questi che non sono conformi, seminando l'errore, ovviamente, seminando la menzogna, dunque, portano acqua al mulino di Satana, per dire così, no? Oltre a fare questo, questi signori creano anche dei sommovimenti, delle fratture che mettono in questione l'ordine sociale, l'ordine della giustizia, l'ordine del diritto. Dunque, si capisce come ben presto si passa dalla sfera spirituale e dell'opinione alla sfera sociale, perché l'eretico non è soltanto colui che infetta le anime, e quindi che ha un dominio di tipo spirituale, ma non è strano, è un'età in cui lo spirituale e il temporale sono profondamente interconnessi, qual è l'epoca di cui ci occupiamo noi, no? Non è che per gli eretici vale un'altra forma mentale o concettuale. Anche in questo caso si trascorre, no? A livello sociale e quindi temporale, di lotta contro coloro che portano il disordine sociale, che infrangono l'equità, il diritto, la giustizia, rompono quegli elementi di stabilità su cui si crea e si innesta il vivere civile, dunque si innestano le costruzioni sociali. E qui arrivo all'ultima codina della sua domanda, cioè quali sono i legami con la politica, in qualche modo. I legami ci sono e sono forti ed evidenti a partire da questo elemento, che si badi bene, è un elemento presente tanto agli ortodossi quanto a quelli che ortodossi non sono, perché non sono riconosciuti, perché ovviamente gli eretici non è che pensano di essere eretici. Noi quando li chiamiamo eretici, sposiamo, ora lo facciamo per facilità e per chiarezza. Però dobbiamo essere consapevoli che chiamandoli eretici noi sposiamo il punto di vista degli ortodossi, dei vincitori. Perché l'eretico non ti dirà io sono eretico, ti dirà io sono il giusto. Loro
sbagliano, cioè quelli che si reputano ortodossi. Quindi nel momento in cui attribuiamo, no, il carattere di eterodossia a qualcuno, abbiamo già implicitamente sposato l'eterodossia dal punto di vista di chi li ha, condannati. Comunque, detto questo, quest'idea della connessione con l'elemento dell'ordine è condivisa, perché chi sta dall'altra parte ritiene che invece gli ortodossi, diciamo così, siano loro che hanno corrotto l'ordine e la giustizia, perché portano avanti delle forme di governo, di amministrazione, di dominio che sono del tutto inique e ingiuste. Noi sappiamo, per esempio, poi sono connessioni molto forti. Già negli anni 20 del XX secolo, uno studioso importante come Gioacchino Volpe aveva notato l'esistenza di legami tra eterodossia e politica in maniera molto forte. Per esempio, non è, diciamo così, ignoto il fatto che, faccio un esempio molto concreto che sta dentro la città di Firenze, nel caso del catalismo fiorentino di metà 200, i legami tra gruppi catari eterodossi e gruppi filoimperiali era effettivamente un legame forte. Tant'è che a volte, come dire, ci viene il dubbio a cui non si risponde perché non ci sono documenti che ci diano una risposta certa, ma il dubbio lo coltiviamo fino a che punto era la scelta di schieramento politico che implicava anche una scelta, diciamo così, di campo religioso. Erano davvero scafati così convinti quei baroni o quelle persone che, come dire, legate alla parte che all'epoca è filoimperiale a Firenze, si trovano coinvolte all'interno di forti accuse di catarismo. Difficile a dirsi. Il sospetto però che vi sia, come dire, un legame bionivoco, no? Viene. E cosa viene prima? Lo schieramento politico o lo schieramento religioso? È molto difficile a dirsi. Quindi i legami vi sono forti. Poi c'è un ulteriore elemento che fa considerare, cioè quanto nella definizione di ortoprassi non abbiano inciso elementi non di ordine spirituale. Faccio un esempio che si riallaccia, potrei farne altri, ma per semplicità faccio un esempio che si riallaccia alla questione del matrimonio. Questi sacerdoti che si sposavano e che magari avevano figli, potevano finire per funzionare come agenti disgreganti il patrimonio Santi Petri, perché potevano utilizzare i beni che loro avrebbero dovuto gestire come possessori e non come proprietari, in quanto beni della Chiesa, per darli ai figli. Quindi potevano funzionare come posso dire, elementi di frattura, di disgregazione patrimoniale. E io credo che questo sia uno degli elementi che ha, come dire, inciso, no? Fortemente nel decidere che i preti non si potevano più sposare. Si risolveva, si tagliava la testa al toro, si risolveva un problema economico di grande entità. I figli non ce l'hanno, e se ce l'hanno sono illegittimi, quindi è bene che li nascondano, non possono certo lasciare niente, quindi non hanno eredità sostanzialmente. E tutto questo conveniva fortissimamente anche alla parte imperiale, perché immaginare di avere a disposizione una forza politica aggiuntiva quale poteva essere quella costituita da importanti uomini di chiesa che accettavano di ricoprire incarichi temporali, senza discendenza, poteva alleviare non poco le ambasce del liberatore che quando andava, specialmente con il sistema tedesco, no, fortemente
diciamo così, dipendente non soltanto dalle elezioni da parte dei grandi elettori, ma fortemente dipendente, questo vabbè, anche gli imperatori precedenti, da giochi di bilanciamento, no? Che si dovevano fare con i poteri, dover bilanciare i vari poteri altri grazie alla presenza di fedeli vassalli che non lasciavano discendenza, poteva rappresentare un elemento di vantaggio non indifferente, perché diventava difficile scardinare, no, le microdinastie feudali che si erano create dopo Chiersi, dopo la Costituzione Feudis anche. Quindi è chiaro che questi elementi di ortoprassi, ortodossia, avevano delle ricadute nell'ordinamento socio-economico ed è legittimo chiedersi quanto di socio-economico sia intervenuto, visto che non si tratta di dichiarazioni di eterodossia sulla base di negazioni scritturali o di negazioni del simbolo niceno, nessuno dei preti uxorati o di coloro che avevano acquisito le cariche attraverso il passaggio di denaro, di favori o di qualche cos'altro negava i fondamenti della fede, no? Quindi ci si può chiedere quanto su questi elementi, su queste scelte abbia pesato, no? Così come il paradigma dell'obbedienza. Anche lì su cui si va a costruire il paradigma dell'obbedienza, su cui si va lentamente, ma inesorabilmente a costruire il paradigma di ortodossia. Anche lì ci si chiede, no, quanto poi elementi diversi abbiano giocato un ruolo, abbiano pesato per la creazione di questo. Di questo nuovo, come dire, idea, modo di comportarsi, ortodosso. In quest'ottica passerei alla seconda domanda Sì? e le chiederei di parlare delle differenze esistenti tra la fraternità dei francescani, poi ordine dei minori, ed il movimento dei valdesi. In altre parole, cosa li distingue nel loro essere definiti come cattolici o eretici? Provocatoriamente posso rispondere molto brevemente dicendo, poi cerco di spiegare un po' una provocazione, l'obbedienza al Papa. Cioè poi alla fine è, come dire, risulta molto difficile trovare una distinzione tra questi gruppi che non sia questa, anche perché come lei sicuramente sa, ma anche altri di voi sanno, una parte di coloro che appartenevano al movimento suscitato da Valdesio, dal suo esempio, dalle sue predicazioni, dal gruppo dei suoi seguaci, alla fine rientrò all'interno delle maglie, no? Sempre più strette, diciamo così, del tessuto ecclesiastico romano. Accettò quindi che cosa? Accettò fondamentalmente le direttive papali. E l'ordine dei frati minori nasce e cresce su un assenso, che è quello di Francesco, a che il movimento si istituzionalizzi, prenda una regola, diciamo così, e si collochi all'interno dell'alveo della Chiesa Cattolica Romana. Anche in una fonte così complicata da leggere bene, così complessa e complicata al contempo, qual è il testamento di Francesco? Francesco ribadisce questa sua obbedienza, no? E questa umiltà di Francesco, no? Che lo porta a essere obbediente a quel clero, in primo luogo appunto il Papa, ma poi anche chi viene dopo, fino ai sacerdoti, che per lui incarnano la volontà di Gesù Cristo e quindi
c'è una forma di obbedienza nei loro confronti. Ciò che nella parte renitente dei Valdesi non c'è. Quindi non ci si adegua a una forma di remissione della propria valutazione a vantaggio di altri. Poi, lo stesso ordine che nasce così, noi sappiamo bene come sia complicata la genesi dell'ordine, sono studi di grande livello, di grande chiarezza e come dire, completezza, no? Su questo tema. Noi sappiamo bene come l'ordine dei frati minori sia andato subendo tutta una serie di fratture interne, anche dolorosissime. Uno dei testi che spesso consiglio agli studenti, che a mio modo di vedere ci dà proprio il quadro in maniera molto chiara, molto competente, molto netta, è il testo dedicato Giovanni Merlo nel nome di Francesco, in cui dall'esperienza di Frate Francesco si mostra poi, no, il crescere dell'ordine e poi le sue fratturazioni interne. Quindi, che porteranno, specialmente negli anni 20 del 300, durante il pontificato di Giovanni XXII, ad accuse di eresia a frange dell'ordine, quelle frange più radicali che avevano la loro idea della paupertas, di cosa volesse dire seguire davvero l'esempio di Francesco e che non obbedirono, insomma, anche loro a quello che veveniva ingiunto dal sommo pontefice. Quindi sempre più, no, l'obbedienza, questa obbedienza che è un concetto, è una pratica cardine della riforma della Chiesa, non la vediamo intervenire fortemente proprio nei processi di definizione del campo dell'ortodossia e del campo dell'eterodossia. E questo esempio che lei ha fatto, comunque questa domanda, secondo me è proprio utilissima per inquadrare con chiarezza questo fenomeno, il fenomeno appunto di come si diventa eretici perché si è disobbedienti, perché non si riconosce, non si valida l'autorità papale, che è passata nel frattempo, siamo a Giovanni XXII e oltre, che nel frattempo è passato, siamo a Giovanni XXII perché parlavo del radicalismo francescano, è passato dall'essere il semplice vicario di Pietro, e comunque bello pesante anche essere vicario di Pietro, essere addirittura vicario di Gesù Cristo. Quindi insomma, si dice male di no al vicario di Cristo. Del resto, ecco, facendo riferimento anche a quanto abbiamo detto prima, anche questi dissensi provocano comunque anche grandi cambiamenti dal punto di vista sociale, ma anche economico, pensando al sostegno che la corona degli Angioini dà agli spirituali, viene in mente. Certo, no, no, perché lei ha perfettamente ragione, perché certe idee, no? Come l'idea che la Chiesa debba essere povera, dunque, che cosa fa dei suoi beni la Chiesa? Come li gestisce? Se ne deve privare, deve dare a qualcuno, deve mantenere solo quelli che gli consentono di avere le rendite che le consentono di nutrire i poveri. È un problema di enorme significato e di enorme grandezza, perché i beni sono tanti e dunque si può anche capire, al di là delle simpatie personali, che i regnanti, insomma, potessero essere anche parecchio interessati a questa pensione della Chiesa povera, perché poi chi avrebbe dovuto gestire i beni ecclesiastici se non l'impero o i regni? In tal senso, passando alla domanda successiva, le chiederei, pensando anche a quello che abbiamo detto sui francescani, valdesi, pensando a quell'epoca di molti movimenti, hanno viaggiato tra ortodossia ed eterodossia. Potremmo parlare, ad esempio, dei gesuati. Bene, Edoardo, mi invita lei a correre se mi invita a parlare dei miei amati gesuati. È un'esperienza da loro che, come dire, muove dalla metà del 300, nasce a Siena un gruppo che si raduna accanto a un mercante
convertito alla Sequela Cristi, la più radicale e popperistica del mondo, che è Giovanni Colombini, da una parte, e un aristocratico senese che ha avuto anche incarichi di governo, che è il suo amico fraterno Francesco Vincenti dall'altra, un gruppo anche eterogeneo, dove però sono numerosi, saranno numerosi notari, uomini non a caso di legge che interverranno all'interno del gruppo, che si muove pericolosamente in bilico. Un gruppo interessante. Mi ha interessato perché, e l'ho studiato con grande appunto, passione oltre che interesse, perché ha una fase carismatica lunghissima. Perché dai primordi, che sono gli anni 60, 50 e poi 60 del 300, il primo testo, fra virgolette, normativo che compare era il 1425 e a seguito di una Inquisizione che vede i gesuati bolognesi, come dire, chiamati dall'arcivescovo di Bologna, personaggio di spicco e interessantissimo come Niccolò Albergati, a rendere conto della loro esperienza, perché non si capisce perché cosa fanno. E non si capisce fino a che punto stanno dentro le mani dell'ortodossia, ma anche lì significativamente uno dei capi d'accusa non è sulla qualità delle credenze, ma è sulla prassi. E uno dei punti d'accusa che poi verrà reiterato nei confronti di questo gruppo, è proprio relativo alla mancata istituzionalizzazione. Quindi si accusa di aver contravvenuto al Lionese, al Concilio Lionese, di aver fondato surrettiziamente un nuovo ordine religioso. Quindi questa disobbedienza alla normativa conciliare, dunque al pontefice, si configura come elemento di eterodossia. Infatti le Costituzioni sono accompagnate, che è il primo testo normativo in cui i gesuati dicono: vabbè, allora diciamo che cosa facciamo, così vi rendete conto che non facciamo niente di male, ma sono accompagnati dalla prima vita di quello che vanno accreditando come proprio fondatore, cioè Giovanni Colombini, e dove è dato largo spazio alla fase del riconoscimento ottenuto dal gruppo di Giovanni Colombini e Francesco Irmino Vincenti a Toscanella, quando incontrò il pontefice Urbano V. Quell'approvazione che avviene vide vocis oraculo, cioè a voce, che i gesuati riuniti nel 24 a Bologna per difendersi, poi era tutta l'Italia, no? Per difendersi dalle accuse, giustamente mettono in evidenza: no, guardate, non è vero, noi non ci siamo autocostituiti a fare quel che volevamo, noi siamo stati fondati da qualcuno che ha avuto l'approvazione del pontefice. Siccome non possono esibire la bolla, esibiscono l'abito. Dicono: guardate, questo abito bianco che noi ce l'abbiamo, quel cappuccino, ce l'ha dato il pontefice. Noi ci abbiamo quella che la Benvenuti definì un suo bel saggio, la livrea papale. Quindi abbiamo l'abito del Papa, quindi noi siamo stati approvati. L'accusa principale quindi non era perché loro chissà che cosa credessero, quali pratiche strane facessero, perché avevano disobbedito un'altra volta. Poi insomma, la congregazione, io l'ho studiata lungamente, si muove sempre in un interstizio, diciamo, pericoloso, di frontiera, ai margini, sia come statuto giuridico per lungo tempo. Sono laici, non accettano al sacerdozio, però poi si comportano come monaci, ma fanno i voti temporanei, non i voti perenni, quindi insomma, si muovono veramente in una zona di frontiera, lavorano, maneggiano soldi, non c'hanno, sono artigiani, farmacisti, distillatori, vetraisti, insomma, quindi si muovono su un terreno scoscieso e ambiguo dove è facile cadere dall'altra parte. Perché sono, diciamo, possono entrare in conflitto con l'autorità. Si difendono sempre egregiamente, lavorando proprio sul versante del diritto. Quindi, direi che,
Il loro caso è stato interessante e devo dire abbastanza paradigmatico per andare a interessarsi di quei movimenti, loro sono un movimento, ma ve ne sono numerosi altri che attendono ancora di essere studiati, molto interessanti, che si muovono proprio sulle faglie, no? Sui confini tra ortodossia e eterodossia, in maniera più o meno abile. Perfetto, io passerei alle ultime domande, quelle Sì. provenienti dal pubblico, iniziando con la prima, ovvero il ruolo degli ordini mendicanti, cioè approfittando del fatto che il nostro interlocutore abbia chiesto dei carmelitani, le chiedo il ruolo degli ordini mendicanti nella lotta all'eterodossia. Beh, un ruolo di un'importanza capitale. Proprio perché questi ordini nascono e soprattutto vengono accolti dai pontefici e dalla curia romana come, diciamo così, salvezza, perché salvaguardano la Chiesa cattolica e romana dall'eterodossia. Quindi rientrano proprio tra quelli che sono i loro precisi compiti e noi li vediamo attivi. Nella lotta alle eresie fin da subito. Diciamo, per il periodo più antico, quelli più attivi sono indubbiamente i frati predicatori e i frati minori. Poi, dalla seconda metà del 500, primi del 600 in poi, vediamo come anche altri ordini diventano importantissimi per la gestione del fatto inquisitoriale, primo fra tutti i gesuiti, poi avanti nel tempo troveremo scolopi, carmelitani, eccetera. Nel periodo più antico mi pare che potremmo dire che la maggior parte cioè le cose più, diciamo, i ruoli più importanti ce l'hanno questi due ordini, qualche volta anche vi sono anche agostiniani, però mi sembra si possa dire tranquillamente che il ruolo più importante ce l'hanno domenicani e francescani. Anche perché se non ricordo male, mi sembra che la cosa sia molto legata alla presenza o meno di studia, perché alla fine se un ordine è formato in un certo modo, è più facile che siano coinvolti nella lotta all'eterodossia. Certamente, certamente. Così, Edoardo, cioè è molto importante che vi sia la presenza di uno studio, bisogna studiare, indubbiamente. Quindi, diciamo così, ordini in cui vi è una frequenza universitaria alta da parte dei membri, è ovvio che sono gli ordini che, come dire, risultano più adatti per svolgere questo tipo di ufficio. Perfetto, passando all'ultima domanda, io condenserei due domande che mi erano state rivolte. Quindi le chiederei di parlare degli albigesi e della letteratura provenzale delle origini, cioè se all'interno della letteratura provenzale delle origini sono presenti riferimenti alle eterodossie. Allora, questo è un argomento, diciamo, che non è di mia specifica pertinenza e comunque, cioè nel senso, mentre finora abbiamo parlato di cose che non solo ho letto, ma ho anche agito come studiosa, come ricercatrice, parliamo di un argomento che ho letto i contributi di altri, non ho mai affrontato come studiosa. Diciamo così, che sì. La questione degli albigesi è una questione controversissima, perché noi sappiamo che esiste questa chiesa, queste chiese catare, no? Sappiamo bene che esiste nella zona provenzale, esisteva una forte presenza catara. Rimane difficile, al di là poi di tutto quello che ci è stato costruito sopra, di romanzesco, di turistico, penso alla Route de Qatar in Francia, cose del genere, rimane difficile, no? Dire quanti veramente fossero catari, perché siamo di fronte a un
a una situazione che indubbiamente, come dire, ha subito tante rivisitazioni storiche e tante ricostruzioni molto partigiane, a cominciare dall'accusa. Sappiamo bene che il re di Francia confinava nella zona nord perché non riusciva, veramente a governare il sud, perché il sud era ostaggio di grandi famiglie feudali che, come dire, impedivano alla corona di governare veramente. Sappiamo bene quanto, grazie all'eliminazione fisica, attraverso la crociata, la cosiddetta crociata contro gli albigesi, no? Di queste famiglie, di queste stirpi, poté poi intervenire governando il sud. Quindi si parte già, come dire, con una situazione in cui è difficile capire se veramente tutti questi aristocratici fossero catari o anche no. Magari questa accusa sia stata esagerata, perché quindi insomma siamo veramente in una situazione complicata. Vi è poi vi sono degli studiosi che, come dire, trovano dei riferimenti al catarismo nelle opere dei poeti che hanno vissuto in quelle zone, quindi della poesia provenzale. A volte si tratta anche di come dire, però si tratta sempre di interpretazioni, come dire, molto in cui è forte, fortissima la parte ipotetica, bisogna che lo dica. Per esempio, si sostiene, in alcuni studi ho letto che si sostiene che, per esempio, il rilievo stesso dato alle donne, no, all'interno di questa poesia sia un indizio molto forte dell'importanza delle donne nei gruppi catari, no? E che quindi nella castellana amata, seguita e come dire, venerata quasi, no, dal poeta, si possa in realtà intravedere una donna importante sotto il profilo della predicazione, o comunque una donna che avesse avuto qualche rilievo per le comunità. Io su questo non mi esprimo. A me sembra che vi sia il rischio, quando si vanno a fare queste analisi, io, come dire, si tratta di campi che non sono il mio, quindi mi permetto di dire però che il rischio di sovrainterpretare è molto alto, proprio perché siamo di fronte a linguaggi fortemente codificati, fortemente. Che incastonano al loro interno modi di dire, simboli, topoi, quindi luoghi comuni, in maniera molto forte. Quindi, essendo alto a livello simbolico, secondo me il rischio di far dire a questi poeti qualche cosa che è soltanto nelle nostre corde, nella nostra sensibilità, è, diciamo così, appunto abbastanza alto. Che poi vi siano tracce, probabilmente vi sono, ecco, vi sarà qualche traccia di questo importante movimento di tipo religioso. Sì, infatti è difficile determinare, cioè, a volte sono solo somiglianze, a volte forse c'è di più, però senza qualcosa che ce lo attesti è difficile poterlo dire. Sì, è molto difficile, diciamo, fornire l'interpretazione definitiva. Io ho letto, come dire, contributi in cui l'autore o l'autrice era molto certa di aver rintracciato sicuramente delle vene di catarismo all'interno di alcune produzioni poetiche. Devo dire che, ripeto, a mio modo di vedere, il rischio di aver un po' sovrainterpretato, no? Il dato, a me pareva che ci fosse. Perfetto, io la ringrazio per la disponibilità e ringrazio in anticipo, visto che la lezione è registrata, coloro che seguiranno e attraverso commenti porranno domande e avranno modo di seguirla.
Bene, grazie.